poi di alzarmi in piedi in quel Parlamento e dirò esattamente, posto che io rappresento una parte di popolo italiano che non è quello che rappresentano loro e che quindi mi dissocio dalla loro presenza, non so chi li abbia mandati qua al Parlamento, però democraticamente li rispetto la loro presenza in quel Parlamento. Ma la seconda richiesta la seconda cosa che dirò in quel Parlamento, se mai dovessi arrivarci, è mi alzerò in piedi per chiedere l'aiuto del Parlamento europeo per il nostro paese. Dicendo molto chiaramente che Mosfo non è più un paese né civile né democratico, ma è in mano totalmente a un regime dittatoriale che non è alle porte. Io ne discutevo proprio l'altro ieri con Antonio Di Pietro, diceva secondo me è alle porte. No, gli ho detto secondo me ci siamo già entrati. E quello che sta accadendo in queste ore, guardate che è semplicemente, tra virgolette, il ritorno in maniera chiara e diretta a leggi razziali. È un dato, cioè è una cosa per me sconvolgente, però purtroppo a me sembra davvero questo. Per cui chiederò l'intervento degli altri paesi europei, in Italia. Io già l'anno scorso ho fatto un intervento del genere, devo dire che ha trovato accoglimento, nel senso che l'anno scorso quando ero candidata alla presidenza della Regione Sicilia con i meetup di Beppe Grillo, io sono una candidata indipendente all'interno di Italia dei Valori. E provengo dal mondo grillino e l'anno scorso all'interno di questo percorso abbiamo portato a casa 70.000 preferenze in Sicilia, un risultato inaspettato se considerate che la stampa ha detto che c'ero pure io come candidata alla presidenza il giorno in cui sono state chiuse le urne, quando proprio alle 2 hanno chiuso le urne, alle 2:30 hanno detto allora i candidati sono Lombardo, Finocchiaro, Alfano, eccetera, eccetera. Ho detto, ah, me l'hanno detto almeno, un po' in ritardo, però lo hanno detto. Allora, rispetto a questa forma di censura totale della stampa e di oscuramento totale, portare a casa 70.000 preferenze ed essere in Sicilia la terza forza politica e l'unica forza politica che fa opposizione in quella regione, guardate che è un risultato secondo me straordinario. In Sicilia non c'è l'opposizione, non esiste. Facciamo noi opposizione fuori dal governo, su tutte le tematiche, sui fondi europei. Fino a stamattina siamo intervenuti con rispetto alla politica scellerata degli inceneritori. Siamo intervenuti rispetto al precariato. Interveniamo su tutto. Gli altri stanno in silenzio. Perché ovviamente fanno parte dello stesso schieramento. Guardate che non lo dico apposta, ma in Sicilia il PD, soprattutto in alcune realtà territoriali, è alleato con l'MPA e con l'UDC. Io mi chiedo come si sentirà Rita Borsellino, che è capolista del PD in Sicilia e in Sardegna, come si sentirà a trovarsi alleata con Toto Cuffaro. Perché purtroppo è di quello. Oppure, ancora peggio, come si sentirà alleata con l'MPA che candida Sgarbi e Sgarbi qualche tempo fa ci ha querelato me, ha querelato Rita Borsellino, ha querelato Salvatore Borsellino. Il risultato è, tant'è vero che la prima cosa che ho fatto una settimana fa uscita dal commissariato, ho chiamato Antonio Di Pietro e gli ho detto guarda che io da oggi sono indagata. Quindi fai la tua scelta. Lui si è messo e dice che ti è successo? Ho detto Sgarbi mi ha denunciato perché ho detto che lui è un delinquente, un pregiudicato, un condannato. Quindi evidentemente in questo paese dire la verità, perché non era un'offesa, attenzione, lui è stato davvero condannato per truffa allo Stato italiano. Però evidentemente crea questo problema. Pazienza, io sarò ben lieta di entrare in quell'aula di tribunale, probabilmente vincerò la causa e magari mi costruisco un partito pure io. Come ha fatto Di Pietro, io l'ho detto, io prendo esempio da Di Pietro, mi costruisco pure io, costruisco il partito sulle denunce, sui soldi che il giornale soprattutto gli ha dovuto risarcire e anche io qua entro a pieno titolo.